Buongiorno Pampurie, vi piace Pampurie? Allora, tornata a casa molto presto, sono le. Oggi c'è una giornata, cioè, se ieri era piena, oggi peggio. 9:25 già sono a casa stamattina. Pippetta, tutta a posto? Ti sei calmata? No, perché quando entro lei è tutta, non sempre, però è sempre tutta, oh, tutta infervorata. Sono stata fuori tipo 10, no, 10 minuti, no, però comunque sono uscita 8 e mezza, un'oretta, vabbè, non è. Non è che sono uscita tutto il giorno. E allora lo sapete, no? All'inizio va ignorata perché se no il cane la vive come un evento che tu sei tornata a casa, invece non dovrebbe essere un evento. Allora Porella sta lì che mi salta addosso. Io gli dico neanche giù, gli dovrei dire, dico giù Pippina, calmati. Invece dovresti proprio ignorarla, ma io non ci riesco. E adesso si è calmata. Ma gli ho dato il suo biscottino, gli ho fatto le carezzine. E naturalmente qui stamattina ho lasciato un pandemonio perché siamo usciti di super di corsa. Di super di corsa, spegniamo le luci perché io poi le accendo per la qualità, insomma, per farmi vedere meglio. Ma in realtà sto sempre a spegnere le luci. Oggi abbiamo la visita, abbiamo l'eco color Doppler alle 2 meno 10, quindi a mezzogiorno lo devo andare a prendere a scuola prima, in modo che arrivo a casa, lo faccio mangiare perché già all'1:30 dobbiamo uscire. Se esce all'1 non farei in tempo perché il tempo che arriviamo a casa è l'1:20, dovrebbe mangiare, non farebbe nemmeno in tempo, quindi ho già detto alla maestra che lo prendo prima. Madonna, io ieri sera mi sono lavata i capelli, poi i costumi d'età non sono venuti, infatti mi sa che è vero che ho tante cose da fare, ma siccome è presto, mi attacco un attimo il ferro e mi faccio due boccoli, cioè comunque due smucinate. Stamattina mi sono messa il maglione che piace a voi, guardate quanto è carino. Mia madre mi ha chiesto pure il pane. Oddio, ho un attimo sconvolgimento. Non so voi, ma quando ho casa pulita che non devo fare niente, mi guardo intorno come per dire, cioè, guardate pure il bancone. Cioè, si vede che non sto andando tanto spesso da mamma perché ora Stefano è più grande e quindi, essendo più grande, scusate, mi dite sempre che io sono iperfrenetica, però io so così pure nella vita. Pure mio padre mi dice: dattene una calmata. E ovviamente non mi ricordo più quello che stavo dicendo. Molto bene. Allora, fatto quello che dovevo fare, voglio fare questa piastra. Faccio bellissima Vimetec. Però mi avete chiesto come avevo fatto quei capelli tipo a treccine. E ho usato questa piastra qui della Gama. Ma fa cagare. Detto proprio volgarmente, fa veramente schifo perché non prende. Cioè, non piastra, non capisco perché non piastra. Cioè, fa veramente tantissima fatica, non capisco per quale motivo. Poi non ne prendo neanche tanti dei capelli, però, cioè, se dovessi prendere un filo per volta ci impiegherei le ore. Cioè, di solito faccio così, piastro, ma fa veramente tanta fatica. Ecco perché devo avere come si dice, il capello che non deve essere pulitissimo, perché sennò con quella non riesco ad arricciarlo, a frisarlo. E infatti l'avevo fatti la sera, la mattina mi sono svegliata, erano completamente mosci. Anche con questa, secondo me, non vengono come devono venire perché i capelli sono troppo puliti. E io ho un capello molto fino e quindi fa un po' di fatica. Cioè, vedete, questo mo si è arricciato, ma il tempo che faccio gli altri, come si dice? Che poi io mi ricordavo che questa bastarda arrivava a 200, invece mi si è fermata a 140. Infatti se è successo qualcosa, perché neanche si abbassa, però è calda. Comunque con le piastre sono veramente sfigata. L'unica che ha sempre funzionato è stata quella che mi avete visto quando mi ci sono piastrate i capelli, che qualcuno ha detto che l'ha comprata nel 98. E più o meno stiamo là perché io la presi col fatto che mia nonna faceva la parrucchiera, la presi da rappresentante, diciamo, quindi è una piastra professionale. Poi mi piacciono le piastre con la piastra grande perché quella con la piastra piccola mi fanno inceppare i capelli tipo nelle fessurine, no? Infatti, adesso che sono uscite queste mini piastre, sinceramente non mi ci trovo, infatti è come se con questa liscia i capelli, cioè non potrei.
Davvero Collions, avevo messo la pausa, c'era il lucchetto, infatti ho spento, ho riacceso. Questa arriva oltre 2,20 perché se no a 140, raga, che cacchio mi abboccolo. Ok, non c'è stato verso di farmi i capelli, troppo morbidi, troppo lunghi e non me l'ha piegati neanche a 2,20, quindi stavo lì che facevo, ma non venivano, quindi onde evitare di rovinarli, ho chiuso, spento. E quello, se ci mettevi un po' di spuma, un po' di fissatore, avrei indurito un po' il capello e sarebbero venuti. Ma io non amo neanche dopo aver fatto il boccolo mettere fissatori o cose del genere, perché mi piace proprio che il capello sia senza sti prodotti. Anche se ho il fissatore, quello della L'Oreal, mi sembra che uso per Stefano, che non lo senti proprio, cioè non secca, però. Sulle lunghezze, c'ho pure che mi si strappano. Insomma, ho preferito evitare. Ho fatto la mia crocca, l'ho fonata, bella col calore, senza andarci troppo appiccicata. E poi tra un pochino li sciolgo, quindi sicuramente un po' mossi mi verranno. E adesso scendo, vado a comprare il pane a mamma. Però io ho questo che non sopporto, vedete? Vabbè, perché in realtà potrei anche stare così, ma sto sempre a sistemare. Vabbè, così sto un po' più ordinata effettivamente. Mi sa che mi tengo così, che dite? Che dite che poi il video vedrete tra 3 giorni. Comunque, che stavo dicendo, vado a prendere il pane a mamma, il telefonino da mia madre, cerco di fare un po' di stories perché, come ve l'ho detto, non c'ho più i giga, quindi devo cambiare, voglio cambiare pure piano tariffario, quindi aspetto che questi mi chiamano entro oggi per cambiare un po' tutto. E vabbè, vado perché qui ho fatto tutto quanto. Ok, ci vediamo dopo. Certo, col bianco sulla mia faccia da feccia, fa la mia feccia, la mia faccia da Casper, bianco su bianco sbatte, ci dovevo mettere un rossetto un po' più coloratino, però vabbè, chi se ne. Stavo facendo una considerazione, le cose che mi mancheranno di abitare qui, io ho sempre desiderato andarmene. Un po' di più quando non avevo Stefano. Adesso che ho Stefano, vabbè, la cosa che mi mancherà di qua sotto, di qua è che qua sotto scendi, cioè, c'ho tutto. C'è stata la farmacia, 3 negozi dei cinesi, di abbigliamento, di casalinghi, queste cose qua. E ci stanno 3 parrucchieri, ci sta la pizzeria, ci sta il laboratorio dei cornetti, ci stanno le onoranze funebri, c'è una sorta di gruppo di preghiera. Prima c'era pure una palestra, ma non c'è più. Cioè, veramente c'è tutto, la frutteria. Tipo un acqua e sapone, cioè c'è di tutto, quindi te fai la strada e c'hai tutto. Della c'è una frutteria, ma a piedi ci metti un po' di più, non è come scende sotto casa. Ma la cosa che mi mancherà tanto è il fatto degli amichetti di Stefano che ci vengono a suonare a casa la domenica mattina quando scendi e c'è il gruppetto d'amici, no? Che comunque adesso Stefano è grande, il pomeriggio scende, cioè papà, scendiamo, scende, no? Di là sì, puoi comunque perché c'è il parco che è ancora meglio, qui siamo proprio sotto la strada, motorini, siamo comunque qui sotto, ma devi sempre stare attento, Stefano, le macchine, Stefano, attenzione, là dove vado ad abitare c'è il parco, giri l'angolo. Te metti dentro il parco, stai chiuso, però non ci sono i suoi amichetti. Vero è che tutti i compagni di classe abitano nella nuova zona, quindi comunque, perché lui qua sotto ce n'ha uno di amichetto che ci è cresciuto, tutti gli altri sono grandi, però questo mi mancherà, perché comunque poi alla fine Lillo lo dovrà portare sempre qua sotto, perché se il suo amichetto sta qui, poi vabbè, faranno un po' per volta. Anche vero che salteranno, insomma, l'amichetto suo va in seconda elementare, Stefano va in prima, quindi ci avranno un po' orari diversi e quindi sicuramente poi si troverà nella casa nuova che ancora non è pronta, ribadisco. Comunque ho fatto le 10:30, mi sono presa un cornetto stamattina, sgarro alla grande, mi mangio il cornetto con il mio estratto che è l'ultimo, l'ultimo. Va bene, vado ragazzi. Allora, sto in crisi. No, in crisi no, però vi ricordate quando mi avevate detto: senti la canzone di DJ Ax, Tutto tua madre, perché mi ha fatto pensare a te, mi sono commossa. Se guido è perché ragazzi posso guidare, lo sapete, eh? Praticamente io l'avevo ascoltata questa canzone e
mi era piaciuta, ovviamente, no? Però stranamente non ho detto bella, però non mi aveva emozionato, cioè l'avevo capita, l'avevo percepita come cioè comunque mi aveva fatto pensare, no, a tutto il mio percorso. Adesso è partita in macchina, raga, 3 parole e mezzo mi sono venuti i brividi, ma proprio che ho fatto così, cioè proprio il brivido che mi sono dovuta scuotere, mi è venuto un nodo in gola, guidavo e piangevo, ma piangevo disperata come se mi fosse successo qualcosa. Infatti se qualcuno mi ha visto avrà pensato, sta ragazza ma che ha fatto, poraccia. Mi ha emozionato, mi è entrata dentro, cioè mi ha fatto rivivere sensazioni tremende. E la frase che mi è piaciuta di più, stranamente, sono un paio, però tipo la frase dove dice tua madre crollava in ginocchio, mi sono rivista io, cioè ho sentito tra virgolette, il senso di inutilità in cui si sente un uomo, no? Quando succedono queste cose, cioè veramente ti senti che non puoi fare niente. Forse inutilità, ho sbagliato il termine, non mi viene la parola, avete capito però quello che intendo. E la frase dove dice che ne sanno loro che mi vengono a sentire cantare, che con i biglietti hanno pagato le cure mediche perché, raga, costano. Io e Lillo ci eravamo fatti dei conti e tipo in 8 anni eravamo già arrivati sui 20.000 euro, non facendo proprio i conti al millesimo. Quindi oggi forse mi ha trovato in uno stato emotivo ancora più particolare e quindi mi ha preso. Poi ero completamente distratta, cioè mentre l'altra volta l'ascoltavo e ascoltavo le parole, forse ero concentrata, oggi ero completamente distratta, mi sono ritrovata a cantarla, sono crollata. Mannaggia a voi che me l'avete fatta conoscere. Ok, 3:30. Sì, un po' prima delle 3:30. Ah, le chiavi ce le ho di qua, dai, che cercavo. Dove stanno? Tornata adesso dall'ospedale, non proprio adesso. Ho lasciato Stefano dai miei perché io e Lillo dobbiamo andare alla riunione dei genitori con la scuola. Però c'è alle 5 meno un quarto, quindi adesso vado a casa, Lillo starà sicuramente facendo una doccia. Il tempo che insomma lui si fa una doccia, tra un po' è già ora di uscire perché comunque appena arriva a casa poraccio non è che è una ricorberata. Le chiavi le ho prese. Io ho i miei soliti dolori, cioè, che ormai, cioè, penso che il mio colon sia arrivato. E ok, vado. Fa pure caldo perché fa 25 gradi. Stamattina faceva freschetto, ma poi in realtà la giornata si è scaldata tantissimo. Ieri faceva freddo, non freddissimo, però freddo perché c'era il vento che comunque te frega un po'. Oggi è una giornata di sole spettacolare. Si è coperto un po' adesso, ma fa caldo. Casa, casa. Oggi sembro un cane spennacchiato. Volantino di acqua e sapone. Prima di fare qualunque cosa, ho bisogno di rilassarmi un attimo. Ok, state un po' così, ma voi non vi frega niente delle mie inquadration, vero? Non mi fate accendere i miei ardite luci, mi vedete bene? Allora, voglio guardare un attimo che c'hanno, perché ho visto questa cosa che mi interessa, solo per i possessori della carta. Mini borsa, clutch bag in ecopelle, stampa Soffiano, contracolla in metallo dorato, dimensioni 10 euro più 300 bolle. Non ce l'ho 300 bolle. Oppure 39,90. Beh, anche no, 40 euro per una borsetta non ce li spendo. Perché con 40 euro io riuscirei a fare mezzo guardaroba a mio figlio. Quindi no, mezzo guardaroba no. Però è carina, guardate quanto è bella. Ci stanno un sacco di colori. Ovviamente io la prenderei nera. Però secondo me 300 bolle non ce l'ho. Oddio, potrei anche averle. Aspetto, il letto per il caffè. Poi se ci scappa pure qualcosa. Però l'amore è bello, perché bisogna aver paura di dire fare l'amore? Perché? Perché? Non si può dire perché qui siamo diventati tutti bigotti. Comunque, fare l'amore è la cosa più bella del mondo, perché non dirlo? Boh. Questo. Ho detto de Stefano. Madonna, comunque io non ci sto più cadessa. Comunque la visita è andata bene, tutto sotto controllo. Probabilmente è stata un'infiammazione che gli ha fatto venire sto dolore sotto al testicolo, però quando faceva pipì non è che gli bruciava, ecco, gli faceva male il testicolo, ma non nell'atto della menzione. Quindi, boh, comunque
Venerdì no, perché abbiamo il dermatologo, madonna che settimana. Prossima settimana, lunedì, martedì, vado dal pediatra e gli porto st'analisi, che comunque mi ha detto quando la fai portamela a far vedere, quindi gliela voglio portare. Questo non so se è in offerta, il Citrosil che compro io 2,49, vabbè. Voglio vedere se hanno tipo delle offerte make-upose. Questo qua della Maybelline. Questo non è tanto fondo più un correttore, 10,90. Le matite non mi interessano, i Color Rich stanno 11,90. Raga, io voglio vincere la Renegade. Cioè, corpo dei bambini. Voglio la Renegade. Mi fa impazzire. Non ce l'avrò mai. Invece sì, cacchio, io un giorno ce l'avrò la Renegade. Ce l'avrò. Eccoci, io sono pronta. Mi sono data giusto una rinfrescata, una lavata ai denti, una pettinata perché non me potevo guardare e mi sono rimessa un pochettino di rossetto. Lillo si è appena fatto la doccia. Sì, ho fatto già. Ho già fatto, amore, grazie. Il marito è cosa scoppio ritardato, mi ricorda. Andiamo a sta riunione, va. L'inverosimile, l'inverosimile. Io col maglione e lui a maniche corte, ma in realtà si sta bene anche con le maniche corte, ma che io sono uscita stamattina, ancora mi devo andare a casa a lavare. Sono arrivata, avevo detto giusto i denti e siamo scappati via, anche perché avevo il timore che quando uscivo da scuola potevo sentire freddo, perché comunque a scuola di Stefano fa sempre una leggera frescura. Però devo dire, mo, ci hai fatto caso che sono le 6 e 10 ed è ancora giorno. Hai fatto caso a questa cosa? Sì, ho fatto caso. Però Però non so darmi una risposta a questa cosa. Voi? guarda avanti, io sto. Ma la smetti di baciare le mie gerbere? No, Se tu quando vuoi, parlo vuole io sono le mie due lillotte. lillotte. Vai calmo, Chicco, che c'hai da dare precedenza. Cioè, questo si è appropriato delle mie gerbere. Cioè, adesso non siete più gerbere, siete Ma sai che lillotte. c'è? Dove Tu la. vai? Non c'ho il telecomando, la cella si è Cazzo, rotta. scusate. Ma sai che c'è? Che tu hai piantato i bulbi. Li hai curati, li hai fatti nascere e io li ho raccolti questi fiori. Ma sentite che. Tu raccogli poco, Pampurio. Perché poi Pampurio? Non lo so, mi è uscito così, mo ormai ti chiamo Sor Guarda, guarda, Pampurio. guarda, ma che strombazzata che gli ho detto. Però Cosa guarda, faccio? guarda, Guarda, mo. Mo cretino. faccio così e mi metto qua così, eh? Comunque la gente si E mo mette metto qua dove così, bisogna girare, che era eh? verde. Hai visto? Furbo, Hai visto? Sto cretino. L'altra mattina uscivo da un incrocio. Quello di qua c'aveva il dare precedenza. Io, per fortuna, che mi fermo comunque, è passato questo con l'autobus a cannone col cellulare. Allora, per chi non è di Roma, cannone significa ad una velocità molto alta. Ecco, spiegamolo un po' questo tipo, questa Giusto. verbalizzazione che noi usiamo, no? L'altro giorno ho detto mo significa adesso. Quindi, pure io, insomma, comunque, noi ci abbiamo. Oh, ma che se siamo clonati Ao, le idee? è come di. Senti, scusa, ti devo dire una cosa, però. Vai, se siamo clonati le idee, va. Facciamo lezioni di romanaccio. Adesso andiamo a prendere Stefanuccio. Io stasera sto un po' in crisi su quello che devo mangiare. Davvero, Tu che davvero, davvero. mangi? Il petto di C'è tacchino? straccetti C'ho gli o il petto di straccetti. tacchino, cioè. Io ieri sera ho mangiato una pasta col sugo dei fettini alla pizzaiola, ma l'ha fatto mia madre, Faccio una buonissimo. patata lessa, non so se farla normale o americana. Se la faccio normale, la faccio lessa e poi ci metto il burro fuso. Oh, questa squinternata. Allora, la patata lessa la mangio anch'io col burro fuso. Vero. Io sinceramente mi mangerei una pizza. No, io lo Sei devo manco un censurare. bicchiere? Oh, yes, of course. Oh. Bene, molto bene. Oh, lesson one. I'm Mr. Bone. Repeat. What? What's in my bag? Secondo voi sono a fuoco? La cucina è a fuoco? Perché a volte sono a fuoco, cioè no, a fuoco no, però sono tipo sbiadita io e la cucina no. Però anche Questa è la verità. Cucino le messe in frigo. Amore, aprilo perché È sono tutto sicura. nero. Quanto scommetti Quello che è che ti pare. buono? Ok, scommettiamo. Ora l'apriamo in diretta, così ti faccio vedere che ho ragione. Quello è da buttare. Forse c'è la parte sotto perché si è Guarda, svuotato. quello è tutto nero. Amore, ci sono i taglieri. Puoi rendere? Grazie. Odio quando lui mi taglia sul balcone. Secondo me è solo un pezzetto rovinato.
L'hai visto? E questo? Che è tutto nero? Svuotalo, guarda dentro. No, perché alcuni che erano peggio di questi. Amo, scusa, guarda, la guarda punta è tutta buona. Ma che me l'hai per cucchiaio? No? Sì, perché è piccolino, lo pulisci bene, sennò viene via mezza polpa. Guarda che io questi li preparo quando li lascio, non è la prima volta che lo faccio. È pulito, questo lo mangi, levi la parte. No, quella parte lo devi tagliare. Quella parte la levi, ma fino a qui lo mangi. Io ho i peperoni ripieni di mamma, perché stamattina. Però perché non lo metti in frigo, cazzo? Cioè, alla scusa, perdona, tu li compri per te. Perché non lo metti in frigo? Anche perché non è una cosa che ho comprato io. Perché di solito non ce lo metto mai. Di solito non ce lo metto mai, neanche quando li compravo per me. Li tenevo qualche giorno fuori e poi lo mettevo nel frigorifero. Vabbè, non ho sbagliato, la prossima volta lo metto nel frigorifero. No, perché per l'altra volta lasci sempre fuori. È vero. E io metto nel frigo, magari io perché lasci fuori. Fa la faccia da minchia, ti ho visto. Non ho fatto facce da minchia, per niente proprio. Pensa quanto mi conosci poco. Sai come sta contando tutta la faccia? Io voglio mettere questa bella cofana di peperoni, perché stavo dicendo oggi Stefano aveva già chiamato mia madre, gli aveva detto che voleva mangiare l'uovo all'occhio di bue oggi, perché me l'ha chiesto a me ieri a pranzo quando siamo tornati da scuola, però io gli avevo fatto il macinato che piace a lui, quindi ho detto amore mamma ti ha fatto questo, dice allora chiamo nonna, lo mangio domani, tanto domani devo uscire prima perché sapeva doveva fare sta visita, e mia madre gli ha detto ma amore ma nonna ti ha fatto i peperoni ripieni, ti mangi quelli? Lui gli ha detto nonna io non ci penso proprio, io voglio l'occhio, voglio l'uovo all'occhio di bue. Allora mia madre gli ha detto vabbè te lo porti via stasera, lui ha detto sì. Poi mi fa mamma io la sera non me lo mangio, gliel'ho detto per non far rimanere male nonna che l'aveva fatti, che poi a lui i peperoni ripieni piacciono tantissimo, solo che va un po' a periodi, probabilmente perché è un po' che non li mangia e allora si è dimenticato il sapore secondo me. Mia madre li fa troppo buoni, cioè so, mia madre ci stanno quelle cose, peperoni ripieni, che a me mi piacciono da morire come li fa mia madre, che ti mandano al bagno pure 5 giorni di seguito, però una bomba, se avete problemi di evacuazione altro che preparatevi i peperoni da nonna ma, contro la stitichezza sono una botta di vita, e le fettine panate le fa da Dio, perché poi le batte tutte, mia madre si faceva venire tipo i lividi per battere la carne, per non far staccare il coso. Le fettine alla pizzaiola pure fa bene. La calamarata, vi ho fatto vedere un sacco di volte. La calamarata non è che la pasta con i calamari, è il tipo di pasta che si chiama calamarata perché sembra un calamaro. E poi viene fatta col pesce e sa, ci stanno pure i calamari, però non è che si chiama calamarata perché ci stanno i calamari. Quella gli viene bene, poi l'altro gli viene bene. Sapete una cosa che mia madre faceva benissimo qual era? Il polpettone, che è una cosa che devo dire, mi fa da una vita e mezza, tipo io odio il vapore del microonde, io comunque col microonde non c'ho un buon rapporto, vi ricordate quando mi è esploso quando mi è esplosa la carne nel microonde? No, ditelo, cioè raccontatela sta cosa. Comunque io devo ringraziare le mie gerbigrammine per i vari supporti, ma devo ringraziare anche le nuove gerbigrammine perché hanno capito finalmente che la pagina Facebook non la uso più, io la tengo per chi non si vuole evolvere, però evolviamoci. Facebook fa schifo ragazzi, io l'avevo fatto su Facebook perché era l'unico modo per attaccarci la pagina pubblica, diciamo, prima non c'era Instagram, però l'avete visto, non la utilizzo mai, cioè veramente ogni tanto posto una cosa giusto per non lasciarla così, però Instagram è veramente il social del futuro e secondo me sarà anche un domani oltre YouTube, cioè secondo me Instagram e YouTube rimangono in testa, detto proprio in parole povere. Allora questo significa nel gergo, che hai fatto? Gli spinaci? Fatti i spinaci, li mangi? Io la patata adesso. Nel gergo cosa significa amore? Cosa? Io parlavo di Instagram, che sarà meglio che no, che Instagram è maniera in testa YouTube, e tu hai detto sai cosa significa? In italiano significa, in poche parole, amore, ma se tu, cioè, ho capito, tesoro mio, ma non è che mi posso mettere, non ti vedere, basta, basta, quasi quasi ti chiedo l'amicizia su Instagram, va bello. Allora raccontiamo quest'altra cosa. Tipo
siamo usciti da scuola. Amore, però le ragazze, cioè tu se tu te traballi. Ho capito, ma io sto a cucinare, ragazze. Cioè, anche me, io, me, però... me che ho la mia massaia che mi cucina, che mi fa le cose come dico io. Non dire me così, le devo preparare. Però. Che te l'ha fatto spinaci? Tua sorella? Cazzo da velletri. Tua sorella? Io devo tagliare tutto adesso, sai? Perché questi chi li mangia? Te l'ho fatti a te. Solo per me? Sì, tu amore, non li mangi? Non mangio gli spinaci. Grazie, amore mio. Mamma mia, come ti chiamano? La principessa rinchiusa in quel castello? Dove c'era il... Ah, dicevo, siamo usciti da scuola. Stavo camminando con codesta ragazza qui, ragazza, l'ho fatto un complimento. E una signora di una certa età, un po' attempata, mi ha salutato. Poi io l'ho guardata. Io così. Lei si è trasformata in Catwoman. E quella signora ha detto, ah scusa, ti avevo scambiato per un altro. Dipende, poi se è vero, perché... Magari quella si è accorta che stava la signora in compagnia. Era molto avanti con l'età, poteva essere anche mia mamma, non lo so. Non lo so, ma la domanda è questa qui. Non la conoscevo, se è sbagliata veramente, ma se fosse stata una bella ragazza, a questa, ma che cazzo glielo diceva che ne era vero? Capito? Secondo te quale può essere una bella ragazza? Dimmi, i tuoi canoni di bellezza. Bella ragazza, tipo, descrivi. Woman has. Vaffanculo tu e Britney Spears. Dai, bella ragazza per Lillo Nofia. Tipo, descrivi. Ah, c'è da un sacco da soldi. Non deci mai un po' mink. Art mod bad. Pesicaz mod not. Dai, colori dei capelli, colori degli occhi, colori della pelle. Ma non lo so, sai, no. Una bella ragazza, cioè oggettivamente, tipo, non lo so, una bella ragazza, tipo, cioè. Bella ragazza oggettivamente, qual è secondo te oggettivamente una bella ragazza? E tanto curata, nel senso, curata. Pure mia nonna può essere curata. Sì. Che è manifatta, dentiera lucida. Curata, cioè curata nel senso, no artificiale, attenzione. Infatti, io non ho detto allora, non confondiamo la bellezza artificiale con la bellezza che è curata. Nature. Cioè, nature, una persona con cui ci tiene. Mm-hmm. Per il proprio benessere anche dello psico. Sì, intanto. Poi? Ti passa una donna davanti. Ti passa una davanti. Che cos'è che potrebbe attrarre la tua attenzione? Niente, perché occhi solo per te. Mamma mia, so proprio un fio di mare. Sergio Damme. Ecco. L'ho bleato, cioè, della merda. Cioè, a me, io ho detto. Ma ho io detto delle cose e mi ha fatto un cazzone perché mi ha detto adesso devo tagliare, devo blerare, mi hai rovinato. Quella che ha detto lei no. Ma questa la lascia. Io ho detto se il figlio della... Scusate, ma abbiamo dovuto tagliare perché abbiamo... Cose private, quindi no. È subentrato un discorso. Un po' particolare. Di cosa stavamo parlando? Del tuo tipo di donna ideale. Ah, il mio tipo di donna ideale. Ho detto c'è solo io. Eccola, ci sono insieme. Più ideale di così. E qual è il tuo uomo ideale, dai? Che quello lì, demo, non c'è niente di me. Allora, niente, né capelli. Il demo non è il mio uomo ideale. Ma se c'è sbavi e fai la lumaca, falla finita. Ma quando non vedi che diventa io, c'ho la tu mi hai fatto una domanda e io ti rispondo. Ma che rispondo? Tu hai detto, se mi passava davanti una bella ragazza, allora vorrei sapere perché... Se mi passava... Ma tu hai detto, voglio vedere se era una bella ragazza, l'hai detto tu. Sì, ma no se mi passava davanti. Tu hai detto, vorrei vedere se ti passava però davanti. Però tu hai detto, se... Quindi stai dicendo delle cose che io non ho detto, ragazza del futuro. Tu hai detto, se era stata una bella ragazza a salutarmi, chi se la sentiva questa? Quindi voglio sapere da te, oggettivamente o soggettivamente, qual è il tuo tipo di bella ragazza. Io, da 100 anni che te lo dico, mi dispiace per i miei ex fidanzati, io ce n'ho avuti belli, ce n'ho avuti due, quelli che io vedevo belli, lui che vedo, oggettivamente lo vedo bello. Ma che bello! Io, e un altro... Il mio primo vero amore, la cotta più grossa della mia vita, mi è durata 4 anni. Due, belli. L'altri, oggettivamente, non potevo dire che erano belli. Voglio sapere chi sono sti due belli. Uno non lo conosci? È stato il mio primo fidanzato. Sì, lo conosco, sì, quello che c'aveva cosa, che c'aveva 206, sì, che c'aveva... No, sì, non lo conosci, non l'hai mai conosciuto lì? Sì. Lì, no. Poi l'altro che? No, te! L'altro che?
Ho detto te. Due. Te, che io ti vedo bello tra tutti i miei gusti, eri, per me eri un... cioè, a vederti eri un bel ragazzo, mentre gli altri mi hanno colpito mano a mano, no? Tipo il ragazzetto carino che te fa il complimento, oppure il ragazzo simpatico, il ragazzo buono. Poi dopo una ci si mette insieme e subentra magari anche il... cioè, nel senso, la bellezza si la vedi, ma cioè, oggettivamente non erano belli. Mi dispiace poi se guardano sto video, però. Sì, no, no, la bellezza non è per niente, deve essere oggettiva. Appunto. È soggettiva per tutti, ma è oggettiva. È oggettiva. E infatti ti sto dicendo, i miei ragazzi non erano ste grandi bellezze. Cioè, avevano Una bellezza è definita quando ha nell'aspetto fisico delle proporzioni, cioè non, qui non si parla di avere. Ma io parlo, vabbè, del per me, cioè. Ti sta rispondendo la mia domanda. Anche perché uno non può dire, ah, è bella solo mia moglie, l'altra non so bene. No, ma infatti ragazzi, mi... diciamo le stronzate, per favore. Sì, ma quella è sempre mia. Ma infatti mica ti sto dicendo questo, io ti sto dicendo, io, cioè tu l'hai buttata su di me per non rispondere, quella differenza, io rispondo. Ma ti sto rispondendo, allora, cioè, a parte il fatto che non hai descritto niente, hai soltanto detto. Io ho risposto, ho detto, io non ho un uomo, una bellezza ideale, non ce l'ho. Neanche io ho la bellezza ideale. Tu mi hai detto, perché è diverso, tu non mi hai detto per la tua bellezza ideale. No, mi hai detto, qual è per te una bella ragazza? Che è diverso dalla bellezza ideale, è diverso. Una bella ragazza. Come deve essere però per te? Come potrebbe essere un bel ragazzo, te l'ho detto. La cura è se nel senso, avere anche dei canoni di proporzione... Non per forza devono essere grandi fisici, no, infatti dei canoni di proporzione. Allora ti sto dicendo cosa colpisce per dire, a me che di ne un so, ragazzo. Te guarda me. Allora, so basso, ho le orecchie grandi. A parte basso, non sei basso perché sei alto 1,75 e a me non mi piacciono gli uomini alti. Troppo alto, però ho le orecchie troppo grandi rispetto al viso, ho il naso troppo pronunciato. Già questo non è un canone di proporzionalità. Vabbè, ma se uno sta a vedere il canone di bellezza. Allora, tu mi hai fatto una domanda e ti sto rispondendo. Il canone è quello. Tu stai a girarli perché non no, stai. No, il canone è quello. Quindi. Che significa? Però non rispondi, io ti sto dicendo. Ma mi da parlare, faccio cacchio. Come fai te, perché tu mi hai fatto una domanda, io però ti sto rispondendo. Ah, rispondi, a te. Rispondi. Io ti sto dicendo, la bellezza oggettiva, io so una che non me ce ne caso tanto, perché per dire, a me Brad Pitt, che tutti ci sbavano, mi fa schifo. Cioè, a me mi piace molto di più, che ne so, Tom Cruise, che mi dicono Tom Cruise è nano. A me Tom Cruise, mi invita a cena Brad Pitt, mi invita a cena Tom Cruise, tutta la vita Tom Cruise. Bravissima, perché a te piace Tom Cruise. Però se uno deve essere obiettivo, se tu li prendi, per dire fisicamente, allora leva la testa. Mi piace più Tom Cruise, ma io non te parlo pure dei fisici. Ok, vabbè, leva la testa. Tu prendi due fisici, prendi il fisico di Tom Cruise e il fisico di Brad Pitt. Leva la testa, non sai chi sono. Non puoi dire che Tom Cruise c'ha un bel fisico. Vabbè, non guarda adesso, ma a me mi piace di più. Ma prima era ancora peggio. Prima era ancora peggio da adesso. Mi è sempre piaciuto lì. Ma ti ho detto, lascia stare che è Tom Cruise. Tu leva la testa a tutte e due. Ho capito, ma tu non leva la testa. Scusa, raga. Però, metti in cartello. Tu non sai chi sono. Fisicamente, li vedi fisicamente. Cioè, prendi, che ne so, prendi Brad Pitt. Mm-hmm. Non ti dico quando ha fatto il film di... Ma cazzo, però tu sai che a me i muscolosi non ci ho mai avuti, cioè infatti, il fisico muscoloso allora, a me infatti, non mi ha mai attratto. Infatti, in Fight Club c'aveva un bel fisico, non era muscoloso, c'aveva un bel fisico. Cioè okay. Io da uomo ti dico, era proporzionato, c'aveva un bel fisico. Non c'aveva un fisico sportivo da chissà chi, però c'aveva un bel... Se tu prendi Brad Pitt, cazzarola... Amore, me no, mi metti. Prendi Tom Cruise, dai, su, ma che è un fisico. Allora, ma ho capito, a me mi piace di più, cioè mi piace la bellezza. E perché è storto, dai, allora, salta lo scio. Allora, a me mi metti. Tu non sei oggettiva, sei soggettiva. Ma non mi piace, ho capito, ma non mi piace. Ma, cioè... non puoi parlare così. Cioè, ma guarda, a me non mi piace. Sì, ma se mi metti il fisico di Damon e il fisico di Brad Pitt, io scelgo comunque Damon perché mi piace. Perché tu nel tuo immaginario non sei coerente. Non sei critica, cioè perché tu nel tuo immaginario vedi Damon. Cioè, ma no, io non so chi so. Guarda, mo questa prova te la faccio vedere un giorno. Bene, mo passerà un mese, due, così tu ti scordi questo discorso. Io però me lo ricordo, ti faccio la prova e ti faccio vedere che tu sceglierai il fisico di Brad Pitt. E lì ti sbugiarderò davanti a te. Ma può essere, cioè io ti dico adesso così non sono attratta da chissà quali. Sapete a me cosa mi attrae di un uomo? Le mani che devono essere grandi e pure non... a me della donna mi attraggono le mani, che vuol dire? Non devono essere lunghe, le dita.
dita lunga a me non mi piacciono, a me piacciono queste mani così, le vedete? Che sono tozze. Queste mani così mi fanno impazzire. Che sono tozze. A me piace il fisico del calciatore, cioè a me, lui dice che il fisico del calciatore fa schifo, a me mi piace il fisico del calciatore, mi piace come camminano i calciatori, quella gamba... Oh, a me mi piacciono i fisici così, che devo fare? Eppure sto con uno che c'ha tutto tranne che del calciatore, perché poi mi piacciono altre cose. Mi piacciono i denti devono essere belli. Quindi già ma non denti a dentiera. Un denominatore ce l'abbiamo insieme, nel senso la cura. Cioè, mi piace il collo, mi piace il collo, non mi piacciono l'uomini con tutti i peli tipo nelle orecchie. Quindi la cura estetica sì, ma non la cura estetica estrema di quelli che si fanno i sopracciglia. No, le sopracciglia non me le faccio. No. Cioè, c'è sta, Non me le sono mai fatte. Se può fare, cioè, tipo, te può levare due peli, però proprio quella sopracciglia definita non mi fa impazzì. Però la cura, sì, manicurate, cioè... Io manicurate ce l'ho. Sì, sono liscissime, ce cioè, l'hai più lisce delle mie, sono morbidissime, questo sì. Lavora al cantiere. No, pure, non cioè. So curate, cioè, non è che mi metta a curarmi le mani. Io. Non so curate, ma, amò. Non so. Le unghie ce le hai corte, non è che te fai crescere l'unghie e sozzozze sotto, per me è una cura. Quello è sozzume, un'altra cosa. Quello si chiama sozzume. Però è curata la mano lì, perché ci stanno tanti che hanno le unghie lunghe, pure gli uomini a me non piacciono. È quello che ti sto dicendo. Per me è anche pulita e lunga, non è una mano curata. Quello che ti sto dicendo è come la donna. Cioè, tante donne si mettono le unghie finte, quella non è cura, quella è immagine, perdonatemi. Perdonato, cioè amore. Tante donne o ragazze si risentiranno a sta cosa. Ma è proprio è una cosa bruttissima. Perché gli uomini ma dicono quello, Voi mettete tutte le unghie, ma tanto gli uomini, poi vi diranno che poi quando stanno insieme diranno, ma se quella c'ha le mani di plastica. Perché quello dicono. A lui non piacciono. No, almeno. Allora io preferisco la donna. È vero che c'è la donna che dice, sai, a me non mi crescono le unghie. Va benissimo, le tieni corte. Curate, smaltate, cioè si vede con questa c'è la cura della mano, cioè non serve mettersi queste cose come watering, non serve, se ce l'ha di tuo è un discorso, è un valore aggiunto, se non ce l'ha non ce l'ha. Lo sapete la prima cosa che mi ha chiesto, mi sa che manco stavamo insieme, stavamo a parlare, stavamo un po' più in intimità, però non stavamo insieme, flirtavamo, diciamolo, sapete che mi ha chiesto, ti levi le scarpe, mi fai vedere i piedi. Perché, perché lo sai che c'è la cura del piede che è una parte, no, perché è una parte nascosta, quindi dice, sai, è nascosta, nessuno la vede, la lascio là, è lì nei dettagli che si vedono le persone, capito? Io non capivo, gli feci vedere i piedi, cioè, questo non è un discorso fetish, è un discorso di dettagli, perché gli ho visto le mani, è un discorso di dettagli, a dettagli, di dettagli, perché gli ho visto le mani, gli ho visto i piedi, cioè la cura, i denti, è certo, la cura. Dai, e non soltanto apparire così artificiale, adesso quelle che ne sono, con il sabbassino, discoteca, te porti a letto, a mattina ti svegli, te guardi, dici, oddio, ma chi sei? Te, la cameriera? Dici, no, so io, se smonta le unghie e ciglia, e se levano i pesciolini qua, e se levano le modelle quelle che tira su sedere, se sono smontate, come l'ego. Quindi hai avuto esperienze del genere. Perché a me non mi infinocchiano. Dove andremo a finire? Mentre noi abbiamo cazzeggiato, che se volevamo fa pure qualche altra cosa, però vabbè. Guardate, si è lavato, amore mio, bello. Che bello, te mamma non metto bello. Sai che le gerbere dicono tutte che sei un bambino bravissimo perché sei piccino, grande ma ancora piccino, ma ti fai tutte le cose da solo? Ok, dai, vatti a asciugare i capelli. Va bene, adesso noi ci prepariamo la cena. Posso spingerti di qualcosa alle lillotte? Il portamento è importante, ragazzi, cioè, il portamento. Cioè, la propria... Tanto tu parli a Fulò. Tu asciugo i capelli a Nino. Con chi fa? Con lillotte, hai detto che io voglio prevaricare, cioè, guarda. Ti giuro, se vedo che fa così, rimetto i grilli un'altra volta. Dai. No, vabbè, adesso tu me lasci così, io non mi... Dai, portamento, vai! Mi sento nudo, così. Così. Ma lei sembra come stando nel mondo. Allora sì, può essere il portamento, perché anche dal modo in cui una donna cammina, cioè quando cammina con grazia, tra virgolette, con stile, cioè quello è un altro valore aggiunto. Quindi diciamo,
su tutte queste cose qua, i capelli curati, il modo di porsi, perché a volte, cioè, le donne si pongono in modi, le donne, le ragazze, non tutte per fortuna, anche in un modo molto volgare, però a tanti, tanti piace, perché poi il fine dell'uomo, diciamocelo chiaramente, è quello, però poi non è una cosa che possa attrarre veramente un uomo e di sta ragazza, però sta donna, però mi piacerebbe rivederla tante volte, portarla fuori e condividerci delle cose. Quindi diciamo, sono queste cose qua, sono fondamentali, e quelle secondo me si racchiudono anche in una bellezza oggettiva, perché oltre all'aspetto fisico va anche il modo in cui uno si comporta, l'educazione, la cultura, però quelle poi sono tutte cose, la diciamo, cultura scema. Però poi quelle, la cultura è una cosa che si può anche acquisire, l'educazione anche un po' si può acquisire, però se tu vieni su maleducato è difficile che vieni attrezzato, eh. Come rispondi alle haters che mi hanno detto che sono maleducata solo perché ho detto che si devono fare i cacchi loro su determinati argomenti? Invece loro no, non sono maleducate, che rispondo, vanno... Rispondo agli haters, rispondo che loro, diciamo, vivono di riflesso. Oh, mamma mia, ti amo! Cioè, loro vivono di riflesso, non riescono ad cioè, vorrebbero la vita delle persone che odiano, perché è quello fondamentalmente. Ma poi, cioè, se volete ve lasciamo i conti da pagare, il mutuo, i problemi con la casa nuova, che una non dice ma ce stanno. Ce ne stanno tanti i problemi. Tutti ve li lasciamo. Sì, ce ne stanno tanti. E poi perché vogliono sparare cattiveria gratuita a tutti, perché è quello, perché probabilmente sono state gente che è stata bullizzata. Che poi mi fanno pure, cioè, io veramente, io non ce l'ho con gli haters. A me mi fanno... Allora, l'haters deve esprimere un concetto che è supportato, che è giusto, non deve sparamicchiare da zero così. Mi riferisco al fatto che a volte insistono su determinate cose, una, ma cioè vedi che non rispondo una, non rispondo due, non rispondo tre, e tu te la prendi con me perché io non ti rispondo, ma ci possono essere mille motivi per cui una non risponde a determinate cose. Cioè non è che una è maleducata o che perché sto sul web devo... Cioè, devo dire per forza tutto. Io vorrei fare un incontro, lo dico sempre, con gli haters, e di diventiamo amici. Cioè, che c'hai contro di me? Come fai a avercela con me? Perché? Perché vorrebbero fare quello che fai tu. Ho capito, ma fatelo. Cioè, ma poi faccio io, ma... Fatelo. Cioè, poi lo sai che c'è, ognuno deve trovare la propria strada. Cioè, come quello che dici, no, io voglio fare la YouTube, io voglio fare... Per carità, uno deve inseguire i propri bisogni, però a un certo punto deve essere anche realista nel dire e nell'accettarsi per quello che è, che poi alla base della felicità il segreto è quello, cioè non rincorrere delle cose che possono essere impossibili, no, o ma che non poi oggi ci stanno e domani ci stanno, o più non adatti al singolo individuo, cioè ognuno dovrà fare un suo percorso e trovare una sua strada. Quando trova la serenità significa che quella è la strada giusta, però se rincorrendo una strada uno prova infelicità significa che non è la via da percorrere, cioè si vede che al bivio voi avete girato una parte sbagliata. Può succedere, quindi dovrete fare retromarcia, tornare indietro e riprendere il sentiero. Oh padre Lillo, alleluia, andate in pace, andate in pace. Posso dire una cosa alle giovanissime, questa ci tengo proprio, che sento, che lavoro vuoi fare da grande? Voglio fare la YouTube. No, ve prego. Cioè, allora, per favore. Voglio fare l'astronauta, voglio fare il dottore, voglio fare la segretaria, voglio fare l'asilo nido, voglio fare un lavoro vero. YouTube non è un lavoro vero. In alcuni casi può diventarlo, ma ricordatevi che YouTube oggi c'è, domani non c'è più. Imparatevi una professione, perché io prima sono diventata estetista, ho studiato 3 anni, ho preso i miei diplomi, poi YouTube è stato uno svago, in più poi adesso ogni tanto è diventato anche una sorta di lavoro che non me ce fa campà per momento, poi nella vita non si sa mai. Poi è successo dopo, ma non è che io ho detto voglio diventare una YouTuber perché deve essere il mio lavoro, no. Cioè, ma ci tengo proprio. Sì, studiate,
non volete studiare, volete finire la terza media, io ho finito la terza media, non me ne vergogno, ma ho preso una scuola di specializzazione che mi ha insegnato un lavoro, fate tutt'altro, poi YouTube è in più, non svago, ma imparatevi una professione, ok? Mi raccomando, lo studio è sempre importante. Vabbè raga, io mi metto a scaldare i peperoni, perché sennò qui Padre Lillo continua fino a domani. E poi non solo, cioè ricordatevi, è vero che a volte uno può vivere, diciamo, nella propria vita, anche nell'ambito familiare, delle situazioni spiacevoli. Però non si può ricercare in un personaggio, tra virgolette, virtuale. Perché io capisco, è vero, dicono, perché io ne vedo tanti dei commenti, ma mica solo a te, pure ad altre persone, ad altri youtuber. Ah, vorrei, che ne so, vorrei essere tuo fratello, vorrei essere tua mamma, magari sei mia mamma, mamma mia quanto ti amo. Cioè non è così, ragazzi, cioè non è così. Cioè gli affetti, cioè le persone, sono quelle vere. Ma noi siamo contenti dell'affetto, sì, ma non è quello, cioè questo è un discorso che spero intelligente capisca veramente. Cioè gli affetti sono quelle persone che voi c'avete vicino, che voi toccate così, che quando c'è un problema andate là, glielo confidate e vi possono dare un consiglio, un parere. Cioè quelle sono le persone che uno dovrebbe coltivare bene, ok? Capisco che in certe famiglie non è possibile. L'ho detto. Questo, però si può ricercare. Però se non è la mamma, cioè magari non è che tutta la famiglia è tutta un'erba in fascio, magari c'hai la madre... Che non è una buona madre, ma magari ci avrai un padre, un fratello, uno zio, un cugino. Il messaggio mio più che altro è non ricercarlo in un personaggio virtuale che sta al di là di uno schermo. Cioè ricercare la persona che tu fisicamente puoi toccare, la puoi guardare negli occhi e ci puoi parlare faccia a faccia. Cioè questo è importante. Poi che sia un amico, che sia un conoscente, che sia anche una persona incontrata per caso, che ci scambi due chiacchiere e te può dare anche un conforto, perché a volte succede così. Però sempre una persona vera che voi avete davanti gli occhi, ok? E vivete la vita vostra, nel senso, io sono contenta che voi guardate i video, ma tante volte leggo, oddio, sono a scuola, non posso vedere il video, ma i video stanno là pure tra 100 anni, sì, cioè se non lo vedete nell'immediato, lo vedete ma quando vi va, il bello di YouTube è quello. Quello. Vivete la vita vostra, perché io vedo tantissimi adolescenti che non alzano più neanche gli occhi, stanno soltanto con lo sguardo fisso. Guardate, sul cellulare. È bruttissimo. Zombie metropolitani, veramente. Forse faremo un discorso, tra virgolette, da persone troppo grandi. Ma veramente, guarda, non è così. Sì. Cioè, staccate ogni tanto gli occhi da sti telefonini, da sto mondo virtuale, da sti social, perché io capisco che ormai si sta andando verso una direzione. Però la gente deve, i ragazzi specialmente, dovrebbero capire che devono uscire di casa, lasciare questi telefonini, parlare con le persone, ok? Divertirsi, esprimere opinioni, avere dei scontri, dei confronti, quello che volete. Ma ditelo anche ai però, vostri genitori, perché sì. Tanti vanno a cena, io vedo genitori, cioè stanno a cena in quattro, i ragazzini sui tablet e i genitori sui telefoni, cioè manco i genitori si parlano. Quello è l'insegnamento. Poi dicono perché le famiglie finiscono, perché le persone non si parlano più, la gente si parla, cioè ci sono dei rapporti tra ragazza e ragazza che se parlano tramite i social, non si può fare sto discorso, per dissediamo se lo dicono tramite i social, fa faccia a faccia, non se lo dicono, non si può, cioè è inutile che ostenti l'amare sul social e poi in tafili perché stai così, cioè non è così. Quello ritorna al discorso di prima, nell'apparire non è così, ragazzi. Avete visto che squallida la pubblicità dell'immobiliare? Immobiliare.it? No, cioè non l'hai vista? No. Cioè praticamente lui bussa la moglie al bagno, lei fa finta, sono in doccia, per sta al cellulare, poi lei bussa a lui e lui sta in camera con la figlia che dorme, lui sa, dice no, ancora non dorme, si rimette a letto per sta sul cellulare, per cercare gli appartamenti, facevano tutte e due la stessa cosa, ma il messaggio secondo me è proprio sbagliato, che questi due invece di amore cerchiamo un nuovo appartamento e lo fanno insieme, no, si devono nascondere l'uno dall'altro per sta ancora sul cellulare, la trovo una tristezza. Ma questo perché il mercato vera. Va dietro alle richieste, cioè sì, ma le richieste sono queste, e quindi chi fa pubblicità si sta adeguando, diciamo, a questo target di persone. Poi certo diranno parlate, però qualcuno potrebbe anche dire parlate proprio voi perché voi state tanto sui social, noi non stiamo, no, non sui, siamo social, sui social, però noi viviamo tantissimo le persone vere, quindi il discorso è diverso.
Anche perché voi adesso vedete, io sto registrando, ok. A tavola noi staccavamo pure il telefono di casa, a tavola i cellulari non ci stanno, Non ci ce l'ho. mettiamo seduti, parliamo, se andiamo a cena fuori, di certo non stiamo con i telefonini alla mano, ma se parla, se stiamo in compagnia, in famiglia, puoi prendere il telefono per fare una foto? Ok, ci può Sì, perché stare. adesso c'è uno strumento tecnologico e lo puoi Fai fare. una Però. foto, però non è che stai, te isoli, quindi un po' complesso il discorso, poi naturalmente. Chi vuol trovare male pure in questo, però noi sappiamo che il messaggio che vogliamo lanciare a chi deve arrivare, Arriva. arriva. Sì. Quindi ci fermiamo perché sennò veramente diventiamo pesanti. Bene, ragazzi, Ciao. buonanotte e buone botte. Chiudiamo così? Sì, è stato lungo questo video. Buonanotte. Sì. Buona. Vieni qua.